Caroline, nuovo video. Allora, come avete letto dal titolo e dall'anteprima, praticamente ho preso il calendario dell'avvento di Sephora 2020. Appena l'ho visto sul sito che è uscito, lo volevo prendere perché ero talmente curiosa e allora ho deciso di prenderlo. Al fine video vi dirò se ne vale la pena o no. Questo l'ho pagato praticamente 109 euro, un po' tantino, e io non ho mai speso così tanto per un calendario. Comunque, prima di iniziare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Seguirmi su Instagram, dove metto foto, video e tutto quello che non pubblico qua su YouTube. Un bel mi piace e un commentino qua sotto se volete altri video come questo. E quale calendario volete che io, diciamo, spacchetto. Comunque, vi faccio vedere che praticamente arriva in questa scatola, dove adesso vi sto facendo vedere, in questa schermata. Vi arriva in questa scatola gigante. E dato che io volevo la carta regalo, praticamente dentro in questa scatola qua mi hanno messo i campioncini. Allora, vediamo insieme. Vado un po' veloce. Vediamo. Ecco, iniziamo bene. Prima si apriva, adesso perché non si apre. Ok, direi che iniziamo bene. Vai. Allora, ci sono in questa scatoletta qua c'è il campioncino di Valentino. C'è il campioncino, il profumo di Valentino in questa scatola qua. Poi mi hanno dato due fondotinta di Armani, praticamente uno è questo, che in più dentro trovate anche il codice per acquistare altri prodotti di Armani, e poi la Power Fabric, che praticamente è un altro colore, sempre fondotinta. Fa niente se si è visto il codice, perché tanto alla fine io non lo uso, per cui non spendo 99 euro per avere il 25 euro di sconto. E poi mi hanno dato questo buono, praticamente di Benefit, in omaggio per te, un servizio tinta sopracciglia del valore di 18 euro. Ovviamente valido dal 14 settembre al 14 ottobre. Questo qua. Proprio questi sono i campioncini che erano dentro una scatola, non ho capito perché si è incastrato tutto. Comunque, il calendario ovviamente si presenta con questa busta qui e c'hai e trovi praticamente anche il foglietto dove ci sono tutti i prodotti. Che trovi, ovviamente non guardiamo perché sennò la sorpresa. Il calendario è questo, è bello pesante, per cui adesso lo vediamo insieme, per cui iniziamo. Allora si apre così. Wow! E qua troviamo praticamente tutte le caselline. Sono 25 caselline e adesso le vediamo insieme uno per uno e li svuotiamo. Allora, nella prima casellina troviamo questo, che è. Allora, nella prima casellina abbiamo trovato questo siero della alla vitamina C più E di 30 ml. Vediamo com'è. Ovviamente non lo ho, cioè, anzi, sento l'odore. Questo è il pack, la scatoletta, fatto così. Lo apriamo ed è praticamente fatto così a gocce. Allora, come
Odore è buono, non è male. E questo lo troviamo nella prima. Nella seconda, che è qua, troviamo questo di Anastasia, che è fatto praticamente così. Questo è il pack, bello. Questo è un blush illuminante, praticamente fatto così. Adesso lo swatchiamo. Non è male, è carino. Si vede un po'. E questo lo trovate nella seconda casellina, che anche il pack è molto molto carino, fatto così. Poi passiamo alla terza casellina. Allora, la terza casellina è questa, e dentro troviamo questo, che è uno shampoo, allora, fatto così, fuochino, ok, vediamo, allora, l'odore non mi fa impazzire, però secondo me è una saponetta. Scusate, ma dato che non li sto aprendo con voi, diciamo che non è scritto in italiano, per cui non posso neanche capire che cos'è. Per cui secondo me è una saponetta, anche se qui, allora, una saponetta vegana, c'è scritto queste cose qui, però non capisco perché c'è scritto shampoo. Però è fatta così. Passiamo alla quarta, che è meglio. Allora, la quarta è qui, e dentro troviamo questo. Il pack è molto bello. Questa è una polvere libera fissante. Praticamente è fatta così, sperando di non fare cadere niente. Lo sapevo, come non detto. Allora, come odore sa di pesca, perché si sente anche anche quando l'ho aperta, si sente, ed è buono come odore. Secondo me dovevo aprire qua mezzo, ma vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti che è meglio. Questo lo trovate alla quarta casellina, molto bello il pack. Allora, la quinta, adesso sto prendendo tutto, quinta casellina, troviamo questo qui, che non metta fuoco. Allora, questo è un mascara 42, e questo è il nome. Lo apriamo e vediamo com'è fatto. Allora, è fatto così, fuochino, ok, molto bello. Questo è di, se non mi sbaglio, allora, è fatto così, lo scovolino, e sembra molto molto bello. Vediamo poi l'applicazione. Per cui nella quinta casellina troviamo il mascara. Sesta casellina,
Nella sesta proviamo questo, che non capisco perché non mette mai a fuoco, grazie. Allora, è una crema, praticamente così. Fatta così. Odore, diciamo, non tanto. L'odore non mi piace. Comunque è una crema 100% naturale. In pratica questa è per l'irritazione o eruzioni cutanee. Questa è per da quello che leggo c'è scritto così. Una crema piccolina, non so, non c'è scritto neanche quanto è, almeno io non lo vedo proprio. Ah, 7,5 ml. Poi passiamo alla 7, che è questa. Dentro troviamo questo qui, il pack è fatto così, praticamente è una matita per occhi, così, non so perché non mette a fuoco. Comunque vediamo, ah, c'ha praticamente la punta così. Non mette a fuoco. Bene, oggi farò il video senza. Vediamo. Allora. Ah, è praticamente nera. Così. E poi di qua. C'è praticamente così, che è più sottile. Vabbè, praticamente è così, è nera in poche parole. Non è male, la proverò e vi farò sapere. Passiamo alla 8, che è questa, e dentro troviamo, se riesco ad aprire, ok, vediamo se questa non è scritta in arabo, ma credo che anche questa è tutto in inglese, non si capisce niente. Devo sempre prendere il fogliettino. Questa è da 15 ml e vi faccio vedere che è praticamente così. Come odore non è male, è un po' fortino. Adesso qua. Per farvi capire, allora questa qua non riesco a capire che cos'è, ma è una maschera e non si capisce bene che cos'è perché nella descrizione non riesco a trovare l'italiano. Comunque vabbè, trovate questa nella numero 8. Passiamo alla casella numero 9. Casella numero 9, questa qui, che è aloe vera, allora come vedete è scritto tutto in inglese e è un po' complicato. Ok, questa è una maschera idratante per capelli. L'ho letto nel fogliettino perché se no non sapevo cos'era. È di 75 ml, per cui sarà ovviamente chiusa. Sì, per cui inutile aprirla. Comunque è una maschera per capelli aloe vera. Aloe vera. E nella 9 trovate questa.
Poi passiamo al 10. Che troviamo questo qui. Allora, nella 10 trovate questo rossetto, che vediamo se vi faccio vedere il numero. Non metta fuoco, bene, comunque è il numero 2. Perché non metto fuoco? No, non è vero, è il numero 03, ma non metta fuoco, che è questo qui. Lo swatchiamo. È fatto così. Allora, mi sto conciando. Come colore non è male, è molto bello. Ed è fatto così. Ovviamente mi sono sporcata. E niente, questo lo trovate nella 10. Casellina numero 11. Troviamo questo di 30 ml. Allora, questo è un gel detergente mani con i brillantini, molto carino, vegano, alla aloe vera, molto molto bello. Questo alla casella numero 11. Passiamo alla casella numero 12. Che è questo. Questo è un gel fissante per le sopracciglia di Benefit. 24 ore. E praticamente è fatto così. Per cui nella casellina numero 12 troviamo questo, che è molto molto carino. Casella numero 13. Questo è un mascara di 3 ml, che vediamo se della Milk. Vediamo com'è fatto. Lo scovolino è fatto così. Molto carino anche questo. Nella casella numero 13. Passiamo alla casella numero 14. Questo è uno struccante per occhi. È di 50 ml. Ed è fatto così. Ovviamente, vabbè, ok, lasciamo perdere. È sigillato, per cui inutile che sto a aprirlo. Questo qua lo trovate nella casella numero 14. Siamo alla 15, che è questo qui. Questa è una crema colorata contorno occhi, che praticamente è chiara. Adesso vediamo com'è fatta. Non mi è uscita un po' troppa, ma io la vedo bianca, almeno che è per, cioè, scusa, almeno che cambia colore quando, guarda che figata, praticamente diventa lo stesso colore della tua pelle. È bianca, ma diventa, dopo che tu la stendi, diventa praticamente il colore
della tua pelle. Troppo forte. No, vabbè, questa è una bomba. Questa qua mi piace. Molto. Questo secondo me è promossa. La trovate nella casella numero 15. Casella numero 16. Questa è una matita per occhi, invece l'altra che vi ho fatto vedere è un eyeliner, non era una matita, ho sbagliato. Comunque, la matita è fatta così. La punta è così. E il colore è praticamente, adesso non si vede bene, il colore è praticamente un marroncino chiaro, solo che non si vede bene il colore, ovviamente, anche perché non mette bene a fuoco. Comunque è fatto così la matita. Che è la casellina numero 16. 17. Cosa troviamo dentro? Nella 17 troviamo il tonico 100 ml, che è praticamente questo fatto così. Poi passiamo alla 18, che è qua sotto, e troviamo questo di Pizzi che non mette a fuoco, anche questo è un tonico di 40 ml, fatto così nella 18. Poi passiamo alla 19, che praticamente è questa qui, e dentro troviamo. Questa è una crema idratante di 15 ml. Così. Poi ne ho messa un po' troppa, anche qui. Sa di arancia. Che buon odore. Questa qua sa di arancia. Ed è buono come odore, molto molto. Nella 19, casella numero 20, dentro c'è questo di 59 ml, è una skin care praticamente alla rosa. Allora, nella 20 troviamo questo, ovviamente. Comunque, nella 20 questo. Passiamo alla 21, che troviamo questi qua, che praticamente sono per gli occhi, i PEC. Ok. Praticamente questi qua, che sono molto carini. Questi qua troviamo nella 21. Vado un po' più veloce. Nella 22 troviamo questa crema. Questa crema, che anche qua non c'è scritto che crema è. Allora, questa è una crema idratante, fatta così. Meglio che non mi sporco di nuovo, perché sennò ciao. Ok, questa è una crema idratante di 8 grammi nella casella numero 22. Poi nella 23 troviamo questo, che vediamo se riesco ad aprirlo. Questa è una cipria fissante fatta così, che è meglio che non apro questa perché sennò mi cade giù tutto. Comunque una cipria fissante.
Anche il pack è molto bello. Questo è il nome. Poi passiamo alla 24, che è questa qui, e troviamo un mascara. Troviamo questo mascara praticamente fatto così, ovviamente tutti neri. Questo qua è un mascara trovato nella casella numero 24. L'ultima casellina, che è la 25, troviamo questa, che dovrebbe essere una paletta di Huda Beauty. Si presenta così. Sì, dovrebbe essere. Ah, c'è il filo. Ok. E la vediamo insieme. Aspetta che sposto un po'. Ok. Sì, dovrebbe essere. Ok. È una palette di Huda Beauty. Questi sono i colori. Wow, che belli. Ovviamente con lo specchietto. E sono e sono molto belli. Adesso li svuoccio e ve li faccio vedere. Allora, questi sono i colori che trovate nella palette. Scrivono bene e non sono, diciamo che sono molto belli sia i colori che la scrivenza. Non male. Non ho mai avuto una palette Huda Beauty e direi che mi piace come palettina piccolina. Questi sono i colori, spero che li vedete bene. Ok, questi erano tutti i prodotti che ho trovato nel calendario. Ho avuto molta difficoltà a registrare questo video perché mi si è rotto il cavalletto, dato che è capitato di tutto in questo video, per cui tra il cavalletto che mi si è rotto, cioè per farvi capire, perché non riuscivo a trovare una posizione adatta e tantomeno qua non è che ho tanto spazio e non ho la luce per farvi vedere meglio le cose, a parte questa lucina qui. Dato che non c'è il sole, piove, praticamente la stanza è buia, per farvi capire. In più ho dovuto leggere qui, vedere in italiano, talmente anche piccolo che certe volte sei lì così. Comunque questi erano tutti i prodotti che ho trovato. Secondo me, certi prodotti per me sono utili e certi no. Avendo speso 109 euro, secondo me sono molto utili i prodotti che ho trovato, specialmente la palette, che mi è piaciuta molto. E questi erano i colori. Praticamente, secondo me, vi consiglio di prenderlo, perché ne vale la pena. Sono prodotti buoni, da quello che ho visto, sono utili e, come avete visto, tutte le cose che ho swatchato e vi ho fatto vedere, secondo me 109 euro non è male, anche perché calcolate che questi prodotti valgono 200 euro qualcosa, per cui già 109 euro è buono. E poi ho notato che molti prodotti che ho trovato in questo calendario costano anche un bel po' e hanno una marca, diciamo, ottima, per cui ve lo consiglio. Secondo me ne vale la pena. Io ho speso 109 euro e sono, diciamo, soddisfatta. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato il calendario della Sephora e se volete altri, cioè quale calendario volete che io apro, però spero di trovare una soluzione e di farlo, di registrare bene questi video, perché sinceramente, tra ripeto, il cavalletto che mi si è rotto, il gancio che mi si è rotto, c'è un casino fatto in questo video, ci sono stati parecchi danni in questo video. Comunque niente, spero che vi è piaciuto lo stesso, scusate se i prodotti non sono, diciamo, non l'ho fatti vedere bene.
Per la prossima volta giuro che mi organizzo ancora di più, perché è già passato quasi da 2 ore che registro questo video e ancora c'è un delirio per farvi capire. Comunque, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, un commentino qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina. Io vi aspetto anche sul mio Instagram, che vedete tutte le foto anche dei prodotti, di come mi sono trovata eccetera, e le mie storie in cui io pubblico su Instagram. Detto questo, spero che questo video non è durato all'eternità. Noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, fatemi sapere sotto in questi commenti quale calendario volete che io apro. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!